in compagnia del Rettore Aurelio Tommasetti. Stamattina siamo qui presso il Grand Hotel Salerno in occasione del memorial in onore dell'endocrinologo Franco Iorio e soprattutto in occasione della consegna di alcune borse di studio agli studenti più meritevoli del corso di laurea in medicina. Quali sono le considerazioni, Rettore, in merito alla giornata di oggi? La prima è la soddisfazione che si può avere per premiare i nostri giovani. Tre laureati che hanno avuto la media del 29,6 durante il proprio percorso di studi in medicina. La seconda è che il dono del ricordo, noi oggi diciamo l'occasione anche per ricordare una persona, un operatore quale Franco Iorio, un medico che comunque ha segnato la medicina diciamo qui a Salerno e che sicuramente dall'alto benedirà questo tipo diciamo iniziativa e il fatto che comunque si continui a guardare costantemente ai giovani. Credo che occasioni come queste servano appunto per rinsaldare anche il rapporto tra l'università, il territorio, l'ospedale, capire che tutti dobbiamo remare nella stessa direzione. Noi come università abbiamo fatto la nostra parte con tanti successi che abbiamo avuto in questi anni come facoltà di medicina, impreziositi quest'anno dall'arricchimento anche con la facoltà di odontoiatria. È chiaro che però ci manca ancora diciamo, il pezzo della stabilizzazione del rapporto con gli ospedalieri e con la nostra azienda ospedaliera universitaria, quindi occasioni come queste servono per parlare di questi argomenti guardando ai nostri giovani che rappresentano il nostro straordinario patrimonio della nostra università e della nostra regione. Siamo qui al Grand Hotel Salerno in compagnia del professor Francesco Iorio, professore di endocrinologia e organizzatore dell'evento, del memorial e della consegna in particolare questa mattina delle borse di studio agli studenti più meritevoli del corso di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Salerno. È un evento che senz'altro ha una storia, la parte scientifica va avanti da 19 anni, mentre la parte del memorial ormai sono 6 anni e da 3 facciamo anche le borse di studio per gli studenti più meritevoli del corso di laurea in medicina a Salerno e mi piace sottolineare appunto l'aspetto del merito perché non a caso sono stati selezionati i migliori come medie, tutti e tre gli studenti, quarto, quinto e sesto anno, con una media al di sopra dei 29. Questo è importante perché Franco Iorio, che è stato l'antesignano endocrinologo non solo di Salerno, ma giustamente l'hai detto, ma anche della regione Campania, anche primario tra i primi in Italia, ci teneva molto alla validità scientifica e al merito, oltre alla cura del malato e all'attenzione al paziente. Una bellissima attestazione ancora da tanti anni dalla sua scomparsa di affetto e soprattutto la partecipazione di tanti studenti ad un'iniziativa di questo genere. Siamo qui al Grand Hotel Salerno oggi con due degli studenti che hanno ricevuto la borsa di studio Franco Iorio, quindi due studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Salerno. Ragazzi, cosa si prova a ricevere un riconoscimento di questo tipo e quanto credete possa influire nella vostra carriera futura? Sicuramente è un onore e ovviamente c'è anche un po' di imbarazzo ad essere chiamati davanti a tutti. Più che altro io l'ho preso come uno sprone a far meglio, anche perché come è stato detto comunque nella nostra facoltà c'è una competizione che però deve essere sana e quindi a noi appunto l'abbiamo presa sotto questa linea, appunto di fare sempre meglio. Io non posso far altro che condividere le parole di Caterina, è comunque un onore avere avuto questo tipo di onorificenza e se non altro è sempre anche qui, cioè uno stimolo a far meglio e diciamo andare avanti su questa linea.